La tomba dei Leopardi, nella necropoli di Monterozzi a Tarquinia, mostra che nelle tombe etrusche non compaiono solo arredi e rilievi in stucco, ma anche immagini dipinte. Abbiamo scelto di raffigurare parte dei due leopardi e di inserire i numeri e i giorni all'interno delle foglie del ramo al centro. Come gli Egizi, anche gli Etruschi credono nella vita dopo la morte, quindi riempiono le tombe dei morti con i loro oggetti. Le loro tombe sono come abitazioni sotterranee, raggruppate in grandi necropoli, cioè città dei morti. Queste tombe si chiamano tumuli, che venivano scavati sottoterra e poi ricoperti da una collinetta di terreno di forma circolare. Gli ambienti della tomba erano ricchi di decorazioni e arredi. La necropoli di Cerveteri è una necropoli etrusca afferente alla città di Caere, situata a nord-ovest di Cerveteri, in provincia di Roma. La lupa capitolina. La lupa capitolina è il simbolo della leggendaria fondazione della città di Roma e ancora oggi è il suo stemma. La scultura della lupa è costruita in bronzo, un materiale che insieme alla terracotta è molto utilizzato dagli etruschi. Dopo gli ordini ionico, dorico e corinzio, gli etruschi hanno creato l'ordine tuscanico. Lo stile ricorda quello dorico, ma il fusto è liscio e la colonna è dotata di una base. Questo stile è chiamato ordine tuscanico perché è inventato dagli etruschi e ottiene grande successo presso i romani che lo usarono al posto di quello dorico. La civiltà etrusca appare intorno all'XI secolo a.C., nell'area racchiusa fra i fiumi Arno e Tevere, in Toscana e nel Lazio. Poi si espande verso sud fino alla Campania e verso nord fino all'Emilia-Romagna. In questa zona, chiamata Etruria, si sviluppano numerose città-stato indipendenti, tra le più potenti Urci, Volterra, Veio, Tarquinia e Cere, l'attuale Cerveteri. Abbiamo scelto di inserire i numeri del mese nella cartina e per ogni giorno abbiamo scelto un diverso colore. I primi archi compaiono nell'architettura dei Sumeri, dove hanno dimensioni ridotte. Gli Etruschi segnano un'evoluzione nella costruzione degli archi nel VII secolo a.C. e con il passare del tempo ne realizzano alcuni davvero monumentali, come l'arco nelle mura di Città di Volterra, il più antico arco etrusco ancora esistente. In seguito, con i Romani, l'arco si evolverà e verrà utilizzato in moltissime costruzioni. Ovviamente l'arco è un arco tutto sesto, quindi un perfetto semicerchio. Se la tomba etrusca somiglia a una casa, l'urna con le ceneri del defunto non poteva che somigliare a un corpo umano. Dopo la cremazione dei cadaveri, gli etruschi ne conservavano le ceneri nei vasi canopi. Essi erano delle urne su cui veniva rappresentato il volto, seppur schematico, del defunto. Erano appoggiati su dei sedili ricurvi e conservati nelle camere funerarie. La fantasia dei popoli antichi molto spesso diventava anche spaventosa, come nel caso della chimera d'Arezzo, un animale fantastico composto da un leone sputafuoco, un serpente velenoso alla coda e una capra sul dorso. In realtà la chimera è originaria della mitologia greca, ma viene attribuita agli Etruschi perché la loro rappresentazione, trovata ad Arezzo in Toscana, è la più famosa. La loro scultura in bronzo rappresenta la bestia in posizione d'attacco, con il busto inclinato, la bocca aperta e il pelo con forma triangolare per far capire che è eretto. L'Apollo di Veio raffigurava la contesa tra Apollo ed Eracle per la cerba sacra ad Artemide. Il movimento dei numeri, quindi, rappresenta ironicamente questa contesa. Nell'immaginare il mese di ottobre abbiamo voluto fare un gioco ironico dal punto di vista grafico, mettendo in relazione l'immagine con i testi. Infatti il ruggito del leone della chimera d'Arezzo fa così paura che le lettere del mese di ottobre tremano. Il fatto di mettere in relazione l'immagine con i testi è uno degli aspetti creativi della grafica.
sarcofago degli sposi è una struttura di terracotta che raffigura una coppia distesa su pline, con cuscine e coperte. Dal punto di vista grafico, la raffinatezza delle scritte del mese, dei giorni della settimana e dei numeri richiama l'eleganza degli sposi. Dal tempio precipita una pietra del basamento che comporta lo slittamento verso il basso di una colonna dei giorni, quella del lunedì.